Allora, scusatemi per il mio layout fisico, però sono giorni in mani. Giorni in cui con la gang del poker del forum di Games Village andiamo a ripulire covi nel multiplayer di Red Dead Redemption per cercare di ottenere la massima esperienza multiplayer. Tutto per un obiettivo. Sarà un'impresa epica, ma ce la faremo. Ma veniamo alla questione. Oggi è finalmente uscito per computer il nuovo Prince of Persia, che tra l'altro è uscito un pochino in ritardo rispetto alla versione console, come al solito per tutti i titoli ultimamente di Ubisoft, anzi direi di UbiLol, perché ha dovuto inserire il classico DRM. Infatti notiamo subito la bella scrittina, bella gigantesca, che ci dice che è necessaria una connessione a internet permanente per poter giocare. Infatti se si viene sconnessi si viene mandati fuori a calci in culo, dove l'unica opzione possibile è quella di tornare a Windows. Ma vediamo questa edizione collector, vediamola qua. Tra l'altro, questa ci hanno scoccherato i coglioni, questo DRM, volevo porre l'accento su questa cosa, prima con Assassin's Creed 2, che è uno scoccheramento 1, di prima categoria, che è un gioco che mi è piaciuto molto, quindi ho resistito. Invece con l'altro, con Splinter Cell Conviction, oltre ad avere questo DRM di merda, è anche un gioco di merda, e quindi doppio scoccheramento. E poi abbiamo questo che invece è un gioco veramente, l'ho provato solo un pochino, un gioco veramente interessante, perché finalmente il principe di Persia è tornato a spaccare i culi, è tornato a combattere, è tornato ad avere nemici e soprattutto è tornato a morire, cazzo! Ok? Ma andiamo a vedere, come dicevo, l'interno della Collector Edition. Abbiamo subito questa custodia steelbox bella lucida, bella delicata, bella morbida, bella riflettente. Ecco, andiamo a vedere il contenuto, l'interno. Ecco, all'interno notiamo il disco di gioco, che è straordinario, cavolo, abbiamo un disco di gioco finalmente all'interno di una Collector Edition. E poi andiamo a vedere il manualetto, eccolo qua, questo è il manualetto di gioco, sempre rosicato rosicato. E poi abbiamo dei codici che sono belli, belli grattabili, tipo gratta e vinci, questo serve per scaricare gratuitamente le sabbie del tempo. Mentre con questo si possono avere dei contenuti esclusivi, come per esempio una modalità di sopravvivenza contro ordate di zombie, una skin di Malik che potete utilizzare in questo gioco, e poi lo spettro della sabbia che invece potete utilizzare all'interno di Spirito Guerriero. E poi abbiamo questa ottima cartolina a forma di lettera con dentro delle litografie. Guardate che carina, andiamo a vedere l'interno, ci sono queste litografie a cartoncino, ecco, vediamo questa, e poi questa qua, e invece poi quest'altra qua, ok. Ecco, come avete visto c'è uno spazio vuoto perché qua c'è un disco, un DVD bonus, se sentite che c'è il sottofondo musicale sotto è perché è in onda. Ecco, vediamo subito questo disco bonus. Ecco, lo vediamo. Attenzione, ecco, questo è il classico DVD dove abbiamo dei video, abbiamo la soundtrack, abbiamo dei concept arts. E invece questa zona speciale dove abbiamo gli screensaver. Ecco, notiamo questo screensaver. Eccolo qua. E poi abbiamo i wallpapers, che tra l'altro non ci sono incredibilmente quelli a 1920x1080 o per 1200, non si sa come mai, che cavolo me ne faccio a questo punto, e quindi non metto wallpapers. Ecco, ma dicevo, allora adesso andiamo a provare questo giochino, lo andiamo a provare, che tra l'altro devo ancora iniziare, che ce l'ho da un bel po' di tempo, Metal Gear Solid 4 e Killzone 2 per la PlayStation 3, che tra un po' andrò a farli perché è tanto che sono lì in attesa che si grattano le balle. E ringraziamo Drio che mi ha detto, mi ha informato dell'ottima guida di Alan Wake che finalmente oggi è uscita. Sono andato a catapultarmi, mi sono catapultato proprio, ho beccato l'unica copia disponibile, l'ultima, perché se la sono cattati tutti. E finalmente adesso con la guida, bella, una bella guida. Tra... Che cavolo è? Ma se l'è presa ben mira? Com'è possibile? Dai, che cavolo se ne fa della guida di Alan Wake? Vabbè che deve leggere qualcosa e impararsi l'italiano, però cavolo, non so neanche cosa sia Alan Wake.
anzi non sa neanche cosa sia un videogioco. Però comunque ringraziamo Rio di questa ottima notizia. 240 pagine di guida di Alan Wake, dove ti vengono spiegati pure i peli del culo di Alan Wake, e quindi riusciremo poi ad andare attraverso la guida a cercare tutti i collezionabili, tutti i thermos, tutte le pagine del manoscritto, ma soprattutto avremo delle informazioni importantissime per riuscire a completare quel gioco a difficoltà incubo, che sarà appunto un incubo. Ma adesso, prima di quello, andiamo a farci, penso, Persa, le sabbie dimenticate, no? Le andiamo a fare e ci vediamo con i primi momenti di gioco, che sono come al solito la cosa più importante.